Ora passiamo all'esercizio 7. Un'onda trasversale viaggia in una corda tesa lunga 75 cm. La frequenza fondamentale oscilla a 410 Hz. Calcola la velocità di propagazione dell'onda. Questa è la corda fra due estremi fissi, due nodi agli estremità, lunga 75 cm, e questo di nuovo è il modo di vibrazione normale, il primo, cioè il fondamentale, con i nodi all'estremità e l'antinodo, l'unico antinodo al centro. Stavolta l'incognita è la velocità, per cui la ricaviamo dalla solita formula lambda per f. La frequenza dell'armonica fondamentale la conosciamo, significa che questa corda vibra trasversalmente su e giù 410 volte al secondo. Quindi sappiamo la frequenza, la lunghezza d'onda pure sappiamo perché, essendo questo il modo fondamentale, la lunghezza d'onda è lunga il doppio della corda, in quanto nella corda c'è una mezza lunghezza d'onda. Quindi, siccome la corda L corrisponde a mezza lunghezza d'onda, la lunghezza d'onda è il doppio di L, è 1,5 m. Quindi, sostituendo 1,5 m, per la frequenza fa 615 metri al secondo. Si tratta quindi di una corda abbastanza tesa perché la velocità di propagazione è abbastanza veloce, abbastanza alta.